Ciao ragazzi, secondo video di giornata del vostro bandito rossonero vuole essere un po' uno scambio di opinioni con Andrea Longoni di Milanello con l'H. Allora Andrea, ho visto il tuo video questa mattina. Ti dico la verità, con tutto il rispetto possibile e immaginabile. Mi sembra che con questo video hai voluto un po' grattare la pancia agli insoddisfatti in questo momento che vedono tutto nero, vedono tutto. Ti spiego il perché. Allora, tu parli di tre eccezioni. Eccezione per décathélère, quindi offrire di più, accettare le richieste del Brugge. Eccezione per Leao, quindi gli ipotetici 6 milioni di euro della Gazzetta, ma quelli sono quelli che offrirebbe il Milan, non si sa poi quanto chiede Leao, no? Quindi se chiede 7, facciamo un'altra eccezione, facciamo che sia 6, eccezione per Leao e eccezione per le commissioni, sono tre eccezioni, no? Ok, partiamo dal fatto che Gazzetta, Tuttosport, Corriere dello Sport fanno un'inchiesta, stanno facendo un'inchiesta che poi la facciano loro, è tutto da ridere, su il rosso del calcio italiano, no? Rosso del calcio italiano indebitato, calcio italiano che non fa infrastrutture, calcio italiano fermo, calcio italiano sull'orlo del default. Quindi le basi sono queste. Noi facciamo calcio, il Milan fa calcio con queste basi, su queste basi. I nostri due principali competitor, Juve e Inter, abbiamo la Juve della famiglia Agnelli che va avanti a aumento di capitale dell'azionista, che sappiamo tutti chi è. Azionista che da quando esiste questo paese prende soldi dallo Stato. Sappiamo, no? Sappiamo tutti che questi 2 anni di psicopandemia che hanno portato a usare per 2 anni la museruola alla bocca, chi le produce le mascherine? Lo sappiamo chi le produce in Italia le mascherine. E quelli sono soldi nostri che vanno alla famiglia e la famiglia poi li usa in parte per aumentare il capitale della Juventus. E così è facile. Così è sempre stato, eh? E così continua ad essere. E così è facile. 200 e passa milioni, quasi 300 però di rosso di bilancio ci sono. Tant'è che anche loro quest'anno cosa fanno? Devono vendere il loro miglior difensore e prendono giocatori in fase discendente a parametro zero. Perché questo? Perché sono in crisi, ma hanno le spalle coperte dalla famiglia che prende soldi dallo Stato italiano e quindi si va avanti così. Passiamo agli altri. Gli altri hanno un'esposizione bancaria che sfiora il miliardo. Il miliardo. E prima o poi, in questa catena di finanziamenti su finanziamenti, ci sarà uno che alla fine chiederà conto. Perché io posso aprire un mutuo, posso aprire un altro mutuo per coprire il mutuo che non riesco a pagare, ma prima o poi la banca no, non è più, no, non trovo sempre gli amici che mi aiutano, prima o poi la banca che dice: oh, la vuoi pagare sta casa o no? La trovo. 200 e passa milioni di passivo anche loro. Quindi cosa fanno? Il comodato d'uso di un anno di Lukaku e vendono anche loro o cercano di vendere il loro miglior difensore a cifre che solo gli amici possono pagare. Quindi anche lì situazione pessima. Quindi noi abbiamo questi competitor che per motivi diversi
galleggiano su, o su, diciamo, sono lì sull'orlo del burrone, ma i poteri forti tengono su, belli. Tant'è che noi vediamo le cronache di questi giorni, già li spacciano per i prossimi primo e secondo di campionato. Scegliete voi chi vuole essere primo, chi deve essere secondo, ma tutti i media. Dopo che per anni ho sentito dire che la favorita è sempre chi ha vinto il campionato, ma tutti i media hanno già deciso che loro si giocheranno la vittoria del campionato. Questo perché? Perché hai le spalle coperte dai media, che non vanno a fondo nelle cose, ma si limitano a quello che devono propagandare. Perché oramai in Italia si vive di propaganda. Oramai hanno capito che il cervello delle persone è molto facilmente gestibile dall'informazione, lo abbiamo visto in questi 2 anni, e quindi ci vanno dentro come il coltello nel burro. Ma torniamo a noi. Noi abbiamo una società che ha risanato i conti, ha annullato praticamente le esposizioni bancarie. L'ultimo bilancio si chiuderà forse a meno di 50 milioni. Abbiamo vinto uno scudetto malgrado questo, senza fare eccezioni. Ora, sotto la pressione mediatica che chiaramente influenza i tifosi, iniziamo anche. Io va bene, io sono un piccolo, non conto granché, ma tu che è. Puoi riempire uno stadio con quelli che ti seguono. Anziché cercare di far capire alle persone che l'eccezione, tu già ne hai elencate tre, e chi dice che poi non arrivi l'eccezione per Tomori, che guadagna poco rispetto agli altri? Chi dice che non arrivi l'eccezione per Tonali, che addirittura si è abbassato lo stipendio per giocare con noi l'anno scorso? Ma prima o poi arriveranno delle offerte per Tonali. E chi dice che l'eccezione non debba essere per Theo Hernandez, che ha accettato la politica economica del Milan? Ma se si comincia con le eccezioni? E se si comincia con le eccezioni delle trattative, allora perché il Bruges, anziché chiedere 35, non chiede 40? E vabbè, diamo 35, cioè diamo 30, diamo 40. Le eccezioni sono quelle che poi fanno crollare tutto. Io credo che in un momento del genere, non solo del calcio italiano, ma del nostro paese, perché il nostro paese, noi balliamo sul Titanic. Sai che l'orchestrina suonava mentre il Titanic affondava, e in questo paese è così, non ci stiamo rendendo conto di dove ci stanno portando e di quello che determinerà tra poco, per le nostre vite, per le vite di tutti noi. E nel calcio è uguale, nel calcio è uguale. Quindi io penso che la responsabilità che abbiamo non è di criticare la nostra società che fa una politica virtuosa, ma è andare a cercare le magagne in chi continua a fare intrallazzi per poter andare avanti in quel sistema che finirà per far crollare tutto il calcio italiano. Noi dobbiamo tenere salda la barra della nostra società, non insinuare dubbi e insinuare eccezioni. E dobbiamo chiedere che questo paese cresca nelle infrastrutture, cresca nella modernità. Ma purtroppo con questa classe dirigente non lo possiamo fare. Quindi non pieghiamoci, Andrea, non pieghiamoci anche noi a questo sistema. Cerchiamo di combatterlo. Restiamo uniti col nostro Milan. Non chiediamo eccezioni, chiediamo agli altri di seguire le regole come le seguiamo noi, di migliorare i loro conti come li miglioriamo noi. Perché solo da un miglioramento collettivo può venire fuori qualcosa di nuovo e di positivo per il calcio italiano, che altrimenti è destinato
a fallire come è destinato a fallire questo paese se continua così. Ok, Andrea, scusa se mi sono permesso. Io sono qui. Se hai bisogno di replicare, se hai interesse per quello che ti ho detto, è ciò che penso e è ciò che intendo fare con il mio canale, con Bandito Rossonero. Ciao ragazzi, ciao Andrea, buona giornata.